Ciao Gianmarco, siamo qui con Gianmarco Quaresmini. Cosa si fa qui a Monza in questo weekend? Sono qua per la gara del Monza Super Cup, gara che corre nel weekend della Formula 1. Sono molto carico e pronto per fare il miglior risultato possibile. E niente, vedremo come va tutto il weekend. Tra l'altro arrivi dal secondo weekend di fila della Super Cup, settimana scorsa Zandvoort, qualifiche probabilmente difficili, poi in gara comunque una buona rimonta. Sì, diciamo che quest'anno purtroppo non sono riuscito a prendere parte a tutto il campionato del Super Cup, ma ho fatto solo, sto facendo adesso l'ultima tappa a Monza e la penultima della settimana scorsa a Zandvoort, quindi diciamo che stare poco in macchina di certo non aiuta, ma il fatto è che a Zandvoort purtroppo siamo stati un po' sfortunati per quanto riguarda la qualifica. Ci sono state due bandiere rosse e un full corsiello che ci ha compromesso tutta la qualifica, non siamo più riusciti a migliorare e quindi partivo dal fondo del gruppo. La gara invece è andata molto bene perché partendo praticamente dal terzultimo posto sono riuscito a recuperare fino al quindicesimo e sono riuscito a provare la macchina che era molto positiva a livello di setup e di bilancio. Qui a Monza, pista completamente diversa da Zandvoort. Molto esatto, come dici bene, pista completamente diversa, alta velocità, soprattutto tutte le frenate forti sono a ruote dritte, quindi si potrà andare a portare molto più ripartitore sull'asse anteriore. Secondo me siamo messi molto bene anche qui come setup e in più dalla mia parte a Monza la conosco molto bene perché tutti gli anni la facciamo anche nel campionato italiano. Bene. Monza che è stata rifatta di asfalto e codoli, non hai potuto provare a inizio agosto, però ieri track walk, cosa ci puoi dire? Ma sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro, hanno completamente rifatto tutto l'asfalto e anche tutta la parte esterna dalla pista, quindi tutta la parte dei cordoli, hanno rifatto anche le parti in ghiaia e sicuramente a livello di grip proprio che avremo sull'asfalto sarà sicuramente migliore perché è un asfalto nuovo, sicuramente sarà più abrasivo, quindi nel giro di qualifica sarà sicuramente più veloce. Sarà poi da vedere in gara il degrado gomme che con un asfalto così abrasivo andrà sicuramente a consumare di più i pneumatici. E per quanto riguarda la parte dei cordoli, secondo me ieri dal track walk sono riuscito a vedere un po' la conformazione di tutte le curve e secondo me rispetto alla pista vecchia sarà più facile andare a utilizzare la parte dei cordoli che dal punto di vista del giro secco, giro veloce andrà molto bene, ma dal punto di vista della gara si porterà un sacco di sporco in pista, quindi bisognerà fare anche molta attenzione a quello. Rimaniamo sempre su Monza, pista come hai detto tu che conosci molto bene, di casa, dove ci hai corso molte volte. Hai un ricordo particolare qui? Ne ho molti di ricordi, ricordo una delle mie prime vittorie in carriera Capitalia nel 2018, una bellissima gara, bellissima vittoria, gestita bene davanti dalla partenza all'arrivo. Ho anche un ricordo un po' amaro quando nel 2020 ero terzo in quel momento in pista, mancavano 10 minuti alla fine della gara, arrivando così avrei vinto il mio secondo titolo italiano, ma purtroppo il braccetto posteriore ha deciso di mollare. Semiasse posteriore, prendendo un cordolo, avevo avuto anche un contatto con un altro pilota e diciamo mi sono dovuto ritirare, ho perso così il titolo. Basta. Carriera Capitalia che stai facendo ovviamente a tempo pieno, che arriverà tra l'altro qui a Monza tra un mesetto, come sta andando la stagione? Ma la stagione quest'anno del Capitalia è una delle, purtroppo una delle peggiori degli ultimi anni, perché ho deciso di cambiare team e diciamo sono andato in un team dove avevo già corso gli anni prima ma con la macchina versione precedente.
Quest'anno che abbiamo la macchina versione 992, purtroppo questo team non aveva mai avuto un pilota professionista, ma solo piloti Michelin, quindi abbiamo fatto veramente fatica durante le prime tre gare. Sono molto fiducioso perché abbiamo visto degli ottimi miglioramenti dalla gara, dall'ultima tappa del Mugello, e quindi speriamo di tornare all'apice della categoria dalla prossima gara, che riprenderà il weekend prossimo. Ne approfitto per chiederti differenze tra vettura vecchia e vettura nuova, visto che, come mi hai detto tu, il team sta faticando ad adattarsi. Beh, principalmente un sacco di carico aerodinamico in meno alla vettura vecchia rispetto a quella nuova, le gomme, larghezza delle gomme è maggiore nella vettura nuova, quindi più stabilità sia in frenata che anche in percorrenza di curva. E poi vabbè, la cosa principale è che nel campionato italiano con la vecchia vettura avevamo l'ABS, mentre invece adesso è senza ABS, quindi una differenza incredibile dal punto di vista della frenata. Bisogna essere in grado di gestire bene il punto di staccata, la pressione, andare bene via via modulare man mano che si va a inserire la vettura in curva. Queste le, diciamo, principali differenze. Grazie mille, chiarissimo. Gianmarco Corisbini da Monza. Ciao a tutti, speriamo bene. Ciao.